Di nuovo online con un panel, questa volta sugli studi di sviluppo italiani e gli investitori stranieri. È un altro panel che abbiamo organizzato in collaborazione con IDEA. Insomma, in questi giorni stiamo provando un po' a tracciare una linea, un percorso che possa dare un'immagine più grande di quello che è lo stato dello sviluppo in Italia e in generale del mercato italiano dei videogiochi. Cosa facciamo in questa live? Avremo tre ospiti, tre rappresentanti di tre studi di sviluppo italiani che sono stati acquisiti da grossi player stranieri. Adesso ve li introduco uno ad uno e poi andremo a chiacchierare di come si è arrivata l'acquisizione, cosa ha comportato, insomma, quali sono i prodromi, ma poi anche le conseguenze di questo tipo di movimento sul mercato, che è un po' nuovo anche un po' per il mercato italiano. Comunque iniziano ad esserci realtà importanti che ovviamente sono appetibili per tutte quelle aziende molto grosse che fanno publishing nell'ambito dei videogiochi anche al di fuori dell'Italia. Allora, li introduco uno ad uno. Innanzitutto saluto Max Tavià di 34BigThings. Ciao Max, non so se ti vuoi introdurre, cosa fai per l'azienda, magari se puoi citare uno o due giochi che avete fatto, così da introdurre. Assolutamente, molto volentieri. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Max Davia e sono Chief Marketing Officer in 34BigThings, che è uno studio di sviluppo italiano di videogiochi basato a Torino, anche se poi in realtà io sono a Milano. Sono in questo ruolo da un paio d'anni, prima di unirmi all'azienda. Ho lavorato 12 anni in Walt Disney, in Italia, occupandomi di videogiochi come responsabile marketing e poi come responsabile della distribuzione digitale di film e serie TV. Per quanto riguarda lo studio, molto rapidamente, è stato fondato nel 2013, ormai siamo più di 35 persone e realizziamo prevalentemente giochi per PC e console, il più famoso dei quali si chiama Redout ed è un omaggio ai grandi racing game spaziali del passato come Wipeout e F-Zero. E pensate che nel 2017 è stato premiato come miglior videogioco italiano e complessivamente ha vinto 14 award internazionali. E quindi siamo partiti in pochi, ma poi il successo di questo gioco ci ha permesso nel giro di pochi anni comunque di raggiungere le dimensioni attuali. E a partire da novembre dell'anno scorso siamo entrati a far parte del gruppo Embracer, che per chi non lo conoscesse è un grosso gruppo svedese che comprende al suo interno 59 studi di sviluppo, ha 6 controllate, circa 5.500 dipendenti e ha vari franchise, tra cui per esempio Saints Row, Goat Simulator, Dead Island. E insieme a noi di questo gruppo fa parte per esempio anche l'italiana Milestone, quelli di MotoGP, 4A Games, quelli di Metro, Gearbox Software, quelli di Borderlands, quindi comunque una realtà molto, Molto, molto molto importante, strutturata. di cui Grazie siamo mille, Max. orgogliosi di far parte. Grazie. Con noi anche Max Ponte di Race War Studios. Ciao Max. Ciao Ciao Marco, Marco, scusami. Ciao Marco, niente. scusami. Vuoi introdurre anche tu un po' Race War? In realtà introduco te, giustamente Max prima ha parlato di Embracer, magari aveva senso parlare prima introdurre prima Giampaolo, però ho fatto io questo errore, quindi mi scuso. Vai Max, vai Marco, prego. Allora, noi siamo una realtà milanese, abbiamo aperto nel 2016 come studio di sviluppo indipendente, abbiamo prodotto un gioco che si titola Another Sight per diverse piattaforme, che è uscito nel 2018. A seguito di quello siamo stati, diciamo, notati da Big Ben Nacon e siamo quindi stati acquisiti nell'estate del 2019. Siamo un gruppo di veterani di game industry che sono passati attraverso Artematica, Milestone, Digital Tales e via dicendo, e abbiamo cominciato questa avventura. L'acquisizione è avvenuta appunto l'estate del 2019 e da allora stiamo lavorando a un prodotto racing per Nacon appunto. Siamo una quarantina di persone, siamo basati a Milano e stiamo crescendo ancora, nel senso che ci sono buone probabilità che faremo più di un titolo contemporaneamente nel futuro, non solo racing, quindi ci spazieremo anche in altri lidi. E infine saluto Giampaolo Vernocchi di Destiny Beat. Oh, Ciao, ciao buongiorno. Umberto, ciao a tutti, sono Giampaolo Vernocchi. Nel 2016 ho cofondato Destiny Beat assieme a Simone Daminato. Siamo probabilmente i più piccoli, anzi no, siamo sicuramente i più piccoli in questa live, perché al momento siamo soltanto sette.
quando siamo stati acquisiti eravamo 4. Abbiamo realizzato un gioco che si chiama Empires Apart, che è uno strategico in tempo reale old school, e l'anno scorso siamo stati acquisiti da Amplifier Game Invest, che a sua volta fa parte del gruppo Embracer, di cui fa parte anche il collega Max. Amplifier è forse diciamo il braccio più quello che fa giochi un po' più particolari, dove ci sono gli studi un po' più piccoli, eccetera, eccetera, del gruppo Embracer. Adesso noi stiamo lavorando a un gioco che si chiama Dice Legacy, che è in uscita quest'anno, che è un city builder ambientato in un mondo d'anello che si gioca tutto quanto con i dadi. La particolarità di Destiny Beat è fare giochi un po' assurdi e sono stati notati dai folli di Embracer, che hanno deciso di prenderci sotto la loro ala. E adesso siamo qui anche noi a fare giochi folli con loro. Allora, insomma, siete tre realtà molto, molto differenti tra di voi e siete stati acquisiti, diciamo, da due publisher, ma poi in realtà sono tre, come ha spiegato Giampaolo, perché Embracer ha evidentemente più di un'etichetta sotto il cui cappello poi mette vari team di sviluppo. Riparto magari da Max per chiedergli come è stato il processo d'acquisizione, cioè dove si è partiti, come siete stati contattati, c'è stata... perché io penso che non sia magari, anzi sicuramente per molti, non è comune avere un'idea di come funziona un'acquisizione da parte di un grande publisher. C'è stato un momento in cui vi siete incontrati per caso, siete stati contattati oppure, tra virgolette, vi siete messi in vendita voi? Allora, diciamo innanzitutto che il 2020, per chi segue un po' l'industria dei videogiochi, è stato un anno record in termini di acquisizioni. Infatti, Invest Game stima oltre 650 operazioni nel solo 2020. Per quanto riguarda le modalità con cui siamo stati acquisiti noi, diciamo che come studio noi sostanzialmente pubblichiamo i giochi secondo due binari. Il primo è pubblicandoli autonomamente e il secondo invece in collaborazione con publisher esterni. Soprattutto questa seconda anima, quindi la ricerca di publisher esterni, ci porta quindi a essere in contatto con tantissime realtà del settore e comunque siamo presenti a tutte le principali fiere. E nel corso dei vari incontri che abbiamo avuto con i publisher, avevamo avuto anche occasione di incontrare Amplifier Game Invest, che è una delle controllate di Embracer Group. Era stata una chiacchierata in cui sostanzialmente avevamo già presentato ovviamente i giochi fatti, i progetti in fase di sviluppo, però diciamo che non c'era stato un immediato seguito a questo primo incontro. Però a distanza di diversi mesi siamo stati poi contattati da Saber Interactive, che è un'altra controllata del gruppo Embracer. Anche in questo caso comunque dopo esserci ovviamente presentati, abbiamo anche fatto vedere un po' la nostra line-up, i progetti in corso. Questo comunque ha in qualche modo risvegliato il loro interesse e quindi hanno manifestato appunto il desiderio di procedere con l'acquisizione. Però ecco, chiudo dicendo un aspetto molto interessante e che si ricollega un po' al dato che vi dicevo dello scorso anno, del record di acquisizioni, è che poche settimane prima avevamo letteralmente avuto un'altra offerta da un altro gruppo internazionale, che però avevamo rifiutato più che altro perché non vedevamo un grosso fit tra quello che erano, diciamo, i nostri giochi, ma anche un po' la nostra visione di sviluppo, e quello che invece era il portafoglio prodotti di questo gruppo. E tenete presente che quando noi siamo stati acquisiti, che è novembre dell'anno scorso, Embracer Group, proprio nello stesso ultimo quadrimestre, ha comprato altri 11 studi di sviluppo, quindi proprio per darvi un'idea di come il settore si stia evolvendo in maniera veloce in questa direzione. Okay. Marco, per te è stato un processo simile? Sì, stavo per dirlo, è stato decisamente simile, nel senso noi, come dicevo prima, avevamo appena concluso lo sviluppo del nostro primo prodotto, e quindi evidentemente eravamo in giro alla ricerca con svariati pitch di publisher, di investitori, di partner per la produzione di un secondo titolo, e quindi alle fiere ovviamente, oppure con i contatti che già avevamo acquisito durante i primi due anni di Luna di Razeworld. Quindi è stato abbastanza normale, abbiamo fatto delle proposte a diversi publisher, tra cui evidentemente Big Ben. Da lì è nato un interesse non soltanto nei prodotti che avevamo che stavamo proponendo, ma anche proprio nell'azienda e devo dire anche nell'industria italiana, nel senso che è stato subito evidente che, come penso tutti noi sappiamo, in Italia
Ci sono tantissimi professionisti, tantissime scuole, ma non ci sono così tanti studi di sviluppo. E questa è sicuramente una cosa che per un publisher internazionale è molto interessante, perché evidentemente si può riuscire a costruire delle realtà anche molto velocemente rispetto magari ad altri paesi. Faccio un esempio: in Francia, appunto, sede di Big Ben, è molto più difficile perché ci sono, come sapete, sviluppatori molto forti, AAA, tra cui ovviamente Ubisoft, ma Certo. .NOT e via dicendo, Arkane, che evidentemente prendono, diciamo, semplice, prendono i più bravi molto velocemente, no? Ci sono tanti sviluppatori in Francia. Da noi questa situazione non è ancora così stabile, evidentemente c'è una possibilità di crescita che i publisher stranieri stanno cominciando a annusare, Sì, manca un po' semplicemente. la forza di gravità dell'Ubisoft del caso che ovviamente Sì, mancano gli attrae. investimenti, poi vabbè, magari una cosa di cui parleremo dopo, Certo. mancano gli investimenti, manca la cultura, ecco, da là invece le cose sono un po' diverse. Certo. Invece Giampaolo, per voi che siete un team, come dicevi tu, soprattutto, vabbè, ora vi siete ingranditi, però diciamo di dimensioni più contenute, il processo è stato simile, è stato più frutto invece magari di meccaniche diverse? Allora, noi eravamo alla caccia di investimenti. È un processo che è cominciato più o meno a inizio 2019, nel senso che ci siamo detti: ok, è ora di buttare giù un piano per far sì che lo studio possa crescere, restando vicini a quella che è la nostra visione, che è quella di fare giochi che abbiano un hook molto particolare, molto unico. Siamo andati a caccia di investitori stranieri. Il problema è che, almeno fino a non molto tempo fa, gli investimenti lato gaming erano un po' strani, nel senso che è difficile che arrivi come, diciamo, lato tech, un gruppo di investimento, un VC che arriva, mette dei soldi sperando di venderti in un secondo momento, perché una volta le acquisizioni non erano così comuni, adesso lo stanno diventando molto di più. Noi eravamo a caccia di investitori, per un po' questa caccia è stata infruttuosa, noi comunque siamo andati avanti con i nostri piani e abbiamo conosciuto Per Arne, che all'epoca era il CEO di Goodbye Kansas. Da parte di investimenti di Goodbye Kansas, l'abbiamo conosciuto grazie a Idea. Io devo forse essere qui a Giorgio Catania, Idea, nel senso che noi li abbiamo conosciuti alla Games Week. Cioè, Giorgio ha detto: loro sono in città, li vuoi conoscere? Sì, perché no? E gli abbiamo pitchato il nostro concetto di studio, però l'abbiamo pitchato come lo pensavamo noi. Cioè, fai conto che la prima slide che io mostravo agli investitori era: picciare uno studio di videogiochi è una roba assurda. Cioè, proprio Quindi gli pitching a avete game studio is weird. presentato cioè, tra virgolette, provavate a vendere lo studio prima ancora che i giochi, piuttosto Sì, che. perché secondo me, cioè, quando si piccia di fronte a un investitore rispetto di fronte a un publisher gli presenti il gioco, a un investitore presenti lo studio, presenti una visione, presenti un futuro, perché voi alla fine vi sposate, tra virgolette, e ri dovete rimanere insieme per sempre, si presuppone, no? Invece con un publisher il titolo, loro sono più interessati magari a chiudere il titolo, a vendere, a fare ritorno di investimento e tutto quanto. Goodbye Kansas è, tra virgolette, sparita, nel senso che hanno avuto i loro problemi da risolvere, problemi che si concretizzano nell'essere a loro volta acquisiti dal gruppo Embracer e diventare Amplifier Game Invest, e poi sono ricominciati i talk a inizio 2020 e un po' dopo qualche mese avevamo chiuso. Questo è fondamentalmente come siamo entrati a far parte del gruppo. Ok, cioè, chi ci ascolta probabilmente ormai si immagina il gruppo Embracer come questa sorta di morte nera che dalla Norvegia vola su tutta l'Europa e si porta via tutti. Ti chiedo una cosa, Giampaolo, già che sto parlando con te, poi riprendo a fare il giro, però immagino che siete, comunque avete tutti e tre studi di sviluppo molto, molto differenti. Probabilmente il vostro, essendo ancora quello un pochino più piccolino,
e magari quello che ancora, adesso non voglio dire che gli altri appunto siano dei mostri, però magari avete ancora un pochino più l'idea di portare avanti dei valori nei giochi che fate, nella cultura che avete. Comunque immagino che per un team piccolo sia un po' più facile. E quindi ti chiedo, avete avuto nel momento in cui siete stati acquisiti qualche esigenza o qualche richiesta particolare in questo senso? Cioè qualcosa che non volevate assolutamente che cambiasse, che avete detto questa è la nostra condizione, oppure magari semplicemente il gruppo Embracer vi dà carta bianca, quindi non ce n'è stato bisogno? Allora, io penso che questa sia la vera particolarità del gruppo Embracer. Nel senso, è vero, il gruppo Embracer è un gigante che al momento sta fagocitando mezza Europa. Però la particolarità del gruppo Embracer, la strategia al cuore del gruppo Embracer è di lasciare autonomia agli studi. Loro dicono, noi vogliamo gente di talento, gente che sa quello che sta facendo, e li lasciamo fare, fondamentalmente. Okay. Quindi, quando noi abbiamo pitchato lo studio, abbiamo pitchato con la nostra visione, e da parte di Amplifier non c'è mai stata voglia di mettere becco sulla nostra visione, anche perché sarebbe una cosa un po' bizzarra. Nel senso, se io ti piccio una visione di studio e tu mi dici la tua visione mi piace, però devi cambiare questo e questo e questo, non è più la mia visione e io sto distorcendo quello che in realtà voglio fare ai fini del denaro, tra virgolette. È una relazione che non può funzionare. Cioè, io presento una visione e tu la devi abbracciare, fondamentalmente. Ovviamente dal lato di Embracer e di Amplifier c'è un discorso di mentoring, c'è un discorso di aiutarsi, di sinergie e tutto quanto, ma fondamentalmente loro hanno abbracciato la nostra visione. Io penso che tutti qua abbiamo una visione di studio, come ce l'abbiamo noi, come ce l'ha Max, come ce l'ha Marco. E noi, per esempio, siamo uno studio molto piccolo e la nostra visione era di rimanere uno studio piccolo. Cioè, nel senso, noi abbiamo presentato un endgame ad Amplifier, nel senso noi vogliamo diventare così e vogliamo arrivarci in 3 giochi, fondamentalmente. Questo è il percorso di crescita che noi vogliamo fare, però noi vogliamo essere questo studio qua, che fa queste cose qua, a queste dimensioni qui. Questo era il nostro chiaro progetto fin dall'inizio. E loro hanno detto, sì, va bene, ci piace, facciamolo. Ok, chiarissimo. Max, per voi è stato diverso, nel senso che voi, essendo un po' più grandi, avendo anche magari un portfolio più strutturato, è stato differente? C'è stata magari una due diligence da parte di Embracer più articolata, oppure anche voi avevate delle richieste particolari? Ma mi ricollego in parte a quanto ha già detto in realtà Giampaolo, nel senso che comunque, essendo lo stesso gruppo, tra i valori che loro propongono c'è proprio l'enfatizzare quella che è l'indipendenza dei vari studi e soprattutto la capacità imprenditoriale dei singoli studi che vanno ad acquisire. Loro infatti, un aspetto che valutano molto è anche proprio come è già stato detto, anche quella che è la visione dello studio, ma anche la capacità comunque, per esempio nel nostro caso è stata anche molto importante la capacità di gestire un franchise. Noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Redout nel 2016. Per PC, poi facendo il porting sulle diverse piattaforme. Quest'anno abbiamo lanciato un altro capitolo di questa saga di Redout, che non è più un gioco di corsa, ma un gioco di battaglie spaziali. Quindi abbiamo una sorta di visione di gestione di un franchise, di un IP di videogiochi, parallelamente a altri titoli sui quali lavoriamo. Questo, per esempio, è stato molto apprezzato. In termini di due diligence, è stata sicuramente un'operazione dettagliata, approfondita, che soprattutto il nostro CFO, penso, non scorderà per parecchio tempo. Chiaramente hanno rivisto i bilanci, i forecast, hanno valutato tutti i progetti in preproduzione, l'organigramma, l'assetto societario. Però ecco, una cosa che anche noi abbiamo enfatizzato nel momento in cui questa discussione si stava finalizzando era proprio quello di poter continuare con una forte libertà creativa e indipendenza. E questo perché alcuni studi, loro come dicevo ormai ne hanno quasi 60, sono stati un po' più integrati all'interno magari delle varie consociate. Noi invece, come altri, abbiamo come obiettivo quello di rimanere indipendenti, comunque, quindi lavorare ovviamente integrandoci con le altre aziende del gruppo, ma in maniera sinergica, ma con una chiara focalizzazione sui nostri progetti. Mm-hmm. Tant'è che, per farvi un esempio, noi attualmente stiamo ancora parlando con dei publisher, quindi i nostri futuri giochi potrebbero anche essere pubblicati da publisher esterni al gruppo, esattamente come facevamo prima di entrare in Embracer. Ok. Marco, per voi com'è stato? Voi che non siete, non fate parte di Embracer, ma siete in Nacon? Ma devo dire che è simile, nel senso, Big Ben e Nacon
durante le primissime fasi di discussione dell'acquisizione ci hanno tenuto a chiarire molto bene che loro non hanno nessuna intenzione di modificare l'indipendenza delle aziende, anche perché, come diceva prima Giampaolo, sarebbe strano, ecco. È ovvio che si lavora cooperando, si lavora insieme, si condividono le idee, e questo penso sia uno degli aspetti più belli di far parte di un gruppo non enorme come quello di Embracer, ma comunque grosso e strutturato, che ha all'interno anche tantissime aziende con cui noi collaboriamo appunto costantemente, come Kiloton, Spiders, che sono ormai i nostri cugini. È stato quindi molto semplice quel lato, ci siamo capiti molto velocemente, anche perché devo dire le persone in cima a Big Ben e Anacon sono persone davvero professionalmente molto valide. Nella mia carriera, come dicevo prima, nelle fiere ho conosciuto tantissimi publisher, oserei quasi dire tutti, ma non tutti, ma quasi, e raramente ho visto un livello di professionalità così alto da tutti i punti di vista. Questo è stato sicuramente molto importante, intanto per convincere noi che era la scelta giusta, ma anche per capire che poi saremmo entrati a far parte di una collaborazione che sicuramente per uno studio italiano è molto, molto bella e molto interessante. Poter lavorare con altri studi trentennali come Cyanide o come appunto Spiders e via dicendo è un'esperienza stupenda per uno sviluppatore, sicuramente. Per quanto riguarda il discorso della due diligence, sì, ovviamente la due diligence è stata abbastanza profonda, usiamo questa parola, ma è normale, voglio dire, una multinazionale chiaramente controlla tutto ed è giusto che lo faccia, ecco. Hai citato un paio di volte questa cosa interessante, ovvero chiaramente Big Bang, hai citato alcuni nomi dei team, è un publisher molto grande, strutturato con tutta una serie di team di sviluppo che fanno cose anche estremamente diverse tra di loro. Hai citato queste vostre collaborazioni, quindi quello che ti volevo chiedere è, tu a inizio live ci ha detto che fondamentalmente metterete anche la testa fuori da quello che è il mondo dei racing games, lo farete, immagino, grazie a un'espansione del team in termini di teste e scrivanie, e sì, però a questo punto immagino anche attraverso il know-how che magari vi portate da altri team o comunque che questa acquisizione vi ha portato. Come funziona questo processo di espansione? Come funziona anche, come sfruttate gli strumenti che vi vengono messi a disposizione da Big Ben? Assolutamente, assolutamente sul discorso della crescita. Noi adesso attualmente, come dicevo, stiamo producendo un gioco racing di Rims Racing, è un gioco di moto, evidentemente un simulatore, e lo stiamo facendo grazie al Kiloton Engine, quindi le tecnologie dietro WRC, dietro TT Ice Love Mand, questi giochi qui. E quindi la nostra collaborazione evidentemente con Kiloton è proprio giornaliera. Ma abbiamo l'opportunità di vedere, di poter utilizzare le tecnologie che sviluppano anche tutti gli altri studi del gruppo, quindi Cyanide, Spiders, che sapete ha fatto Gridfall, un gioco di ruolo molto che ha avuto molto successo, Cyanide ha fatto tantissime tipologie di gioco, quindi adesso ovviamente non è che uno può svelare, ma diciamo che se domani dovessimo dire facciamo un'avventura, magari il sistema di costruzione dei dialoghi e dell'inventario che ha costruito appunto Spiders per Gridfall è una cosa che potremmo tranquillamente utilizzare, e anzi Nacon spinge ovviamente perché ci siano questo tipo di sinergie, perché poi alla fine, se dobbiamo parlare di finanza, alla fine sono risparmi, no? Evidentemente certo. Rifare un sistema se qualcuno l'ha già fatto, e questo è davvero molto, molto interessante, perché ti dà la possibilità di collaborare con studi internazionali. Poi ultimamente, non so se sapete, Nacon ha anche acquisito Big Ant, che è un'azienda australiana,
acquisito Neopica, che è belga, è molto, molto interessante per quanto riguarda. E Giampaolo, invece, sempre per quanto riguarda l'ampliamento del team, delle possibilità, tu prima ci raccontavi come comunque vogliate rimanere un team di dimensioni contenute, però resta il fatto che da 4 siete passati a 7, avete quasi raddoppiato, se non ho capito male. Immagino che questo ampliamento, sempre nei confini di quelli che sono i vostri obiettivi, però importante, sia stato possibile anche da quelli che sono i capitali che sono entrati con l'acquisizione. Com'è stato a quel punto, com'è il processo di allargamento del team? Nel senso che è stata una cosa in cui anche lì il publisher vi ha sostenuto, l'avete dovuto fare in fretta perché a quel punto avevate l'esigenza di lavorare più rapidamente o a più cose, insomma... Com'è stato questo processo? Allora, è vero, siamo quasi raddoppiati, saremmo anche di più forse se non fosse che è difficile trovare persone. Noi siamo arrivati subito da loro con l'Endgame di cui parlavo prima, che era uno studio che è uno studio di 12-16 persone, diciamo quello è il range dove ci vogliamo fermare. La visione di Destiny Beat è un po' quella di fare Idols, ovvero... team piccolo che lavora solo da remoto, che straripa talento fondamentalmente, che vuole in qualche modo lavorare con i migliori che riesce a trovare. Ovviamente grazie ai capitali che sono entrati, noi abbiamo potuto accelerare nel piano che avevamo trovare, diciamo, altri migliori da aggiungere al team. Spesso e volentieri queste persone le troviamo anche da background un po' assurdi, da magari background un po' inconvenzionali. Abbiamo trovato per esempio un animatore che è un fenomeno, che fino a poco tempo fa era uno studente e lavorava in tutt'altro settore. Cioè a me piace quelli che si buttano con la passione di voler fare videogiochi anche, diciamo, in tarda età tra virgolette. Su tutto questo né Embracer né Amplifier ha mai messo bocca. Ma sì, ovviamente si interessano, ovviamente vogliono sapere quali sono i piani, ovviamente vogliono sapere se rispetto ai piani sei in anticipo, sei in ritardo, se le tue idee sono cambiate, perché comunque continuare a seguire un piano scritto 3 anni fa non è saggio, no? L'industria cambia, quello che tu vuoi fare cambia, il mondo cambia e quindi devi anche cambiare in corsa. Quindi noi ci siamo ampliati, ci saremmo ampliati ancora di più se in Italia non fosse un po' difficile reperire certe figure molto molto specializzate. Però questo ampliamento ovviamente deriva anche dal fatto che è stato possibile mettere in pipeline, tra virgolette, già subito il gioco numero 2, senza dover terminare il primo. Okay. Abbiamo potuto fondamentalmente accelerare nei nostri piani. Di questo sono estremamente contento perché per noi è veramente importante, essendo un team piccolo, io dico sempre non posso assumere delle risorse, devo prima di tutto costruire una band e sono molto molto contento che Amplifier la veda allo stesso modo. Ok, e Max invece per voi scalare è un processo diverso, voi che siete un pochino più grande? Ma in realtà anche noi abbiamo, il far parte di questo gruppo comunque ci permette di puntare obiettivi più alti. Tieni presente che noi già tendenzialmente come studio cerchiamo di fare giochi, già prima dell'acquisizione cerchiamo di fare giochi diciamo doppia A, non puntiamo nemmeno al mercato italiano perché la metà circa delle nostre vendite sono il mercato nordamericano, cioè, anche qua a livello di competitors cerchiamo sempre di competere con studi molto più grossi di noi che comunque hanno un forte orientamento internazionale. Proprio per questo motivo, essendo comunque uno studio di dimensioni non enormi, nel momento in cui abbiamo un gioco in preproduzione, tutto il team, tradizionalmente o comunque la maggior parte dello studio, lavorava su questo progetto. Per noi, anche avendo più idee di giochi e quindi comunque più concetti in preproduzione, diventava difficile portare avanti giochi così grossi con le dimensioni attuali, per cui tendenzialmente lavoravamo su uno per volta. Quella che sarà la differenza derivante anche dall'acquisizione, quindi fa parte di questo gruppo, è che comunque
abbiamo l'idea è quella di potenziare comunque anche noi il team, e infatti stiamo facendo recruiting in maniera molto attiva, e il nostro obiettivo è quindi quello di riuscire a portare avanti più giochi in parallelo, quindi in preproduzione non dover scegliere tra un gioco e l'altro come avveniva in passato, ma riuscire a portare avanti giochi, comunque progetti importanti, quindi anche a livello di risorse dedicate, però in parallelo, e quindi questo il gruppo Embracer ci dà una mano ad andare in questa direzione. Ok, ti chiedo un'altra cosa, sono nel caso di tutti e tre gli studi, le acquisizioni sono arrivate ovviamente da publisher stranieri, non arrivano da Marte questi publisher, però arrivano da altri paesi. Hanno cambiato, lo chiedo intanto a te Max, visto che già stavi mm-hmm. parlando, hanno cambiato o c'è qualcosa che avete acquisito, magari come cultura aziendale, come forma mentis, qualcosa che è cambiato in positivo, immagino, tanto in negativo spero di no, però in positivo qualcosa che prima non sapevate o che prima facevate in modo diverso che quell'acquisizione avete appunto acquisito? Ma guarda Umberto, tieni presente che noi siamo stati acquisiti a novembre dell'anno scorso, quindi in realtà sono veramente pochi mesi che facciamo parte di questo gruppo, quindi sicuramente anche a livello di processi e di sinergie ci saranno grosse opportunità, però in realtà le stiamo iniziando a scoprire proprio adesso, proprio perché è successo tutto molto recentemente. Come comunque ti dicevo precedentemente e come ti confermava anche Giampaolo, in generale Embracer ha questa filosofia di acquisire studi che comunque abbiano una forte connotazione imprenditoriale per poi lasciarli liberi di operare. Ma una cosa che a cui accennava anche Marco, anche nel suo caso, sai, nel momento in cui tu come grosso gruppo acquisisci un'azienda, uno studio di sviluppo, il valore aggiunto di questa acquisizione sono proprio i talenti e le persone. Quindi, secondo me, non avrebbe molto senso prendere uno studio che se lo prendi perché vuol dire che credi comunque nelle persone che ci lavorano, nel talento delle persone che sviluppano questi giochi. Se tu dovessi poi completamente stravolgerli, non avrebbe nemmeno, rischieresti di fare addirittura un investimento sbagliato perché non avrebbe senso. Cioè tu investi in questo caso nelle persone, non nei macchinari come potrebbe essere un'acquisizione certo. industriale. E quindi loro dicevano questo forte credo, e quindi in realtà non mi aspetto, soprattutto visto che anche in fase di acquisizione abbiamo sottolineato comunque quanto per noi fosse importante anche lavorare sui progetti in corso, l'indipendenza, non mi aspetto grossi cambiamenti in questa direzione, ma sicuramente ci sarà supporto in termini di risorse, in termini di investimenti, ma anche in termini di esperienza per quanto riguarda la distribuzione, piuttosto che i rapporti con le piattaforme. I vantaggi comunque di far parte di una realtà molto, molto strutturata con persone di grande esperienza, e quindi sicuramente ci daranno una mano anche a aumentare alzare la qualità del prodotto dei giochi su cui lavoriamo. Marco e Giampaolo, anche per voi è stato, diciamo, non è cambiato niente tra virgolette? Ma escluso quello che dicevamo prima, nel senso che è chiaro certo. che si respira un'area più internazionale. Inevitabilmente, ecco, perché comunque hai a che fare, come diceva Max, con aziende grandi che hanno degli standard molto chiari, che richiedono un livello di qualità molto alto, e ovviamente questo piano piano deve inevitabilmente cominciare a far parte anche della tua cultura, perché se no rischi poi di non fare quello che si aspettano, quantomeno dal punto di vista qualitativo. Questo è inevitabile, ma è un bene, nel senso che questo è un po' quello anche che forse manca o mancava, ecco, al mondo italiano dei videogiochi. I videogiochi sono un'industria e bisogna trattarla come tale. Non voglio assolutamente dire che il piccolo studio di sviluppo indipendente non deve esistere, ma deve avere, come diceva Max e anche Giampaolo, una visione imprenditoriale. Non si può più fare videogiochi solo con la passione. Ecco, non è più così, non è più così nel mondo e non può più essere così in Italia, se vogliamo che anche da noi questo mercato cresca come è cresciuto negli altri paesi. Vedo sì, Giampaolo che annuisce. Per aggiungere rapidamente, a livello culturale, diciamo,
se hai una forte visione per quanto riguarda lo studio, e come abbiamo detto più volte, è una condizione necessaria affinché un deal del genere possa avvenire, è difficile che la tua cultura possa cambiare radicalmente in seguito a un'acquisizione. Chiaramente la cultura è anche difficile da misurare, da percepire, quindi sicuramente si sente l'influenza di le persone con cui lavoriamo in modi in cui non sono conscio, non ti so dire esattamente in che modo è cambiato, però forse la cosa principale, che è un po' anche quello che diceva Marco, è che improvvisamente sei in un ambiente fatto di gente incredibilmente brava, e quindi a quel punto lì, cioè diamante forgia diamante, tu devi per forza salire a quel livello lì per essere degno di fatto di far parte di un gruppo del genere, quindi è questo forse che è cambiato più del resto, diciamo, la voglia di dire ok, facciamo parte di questo gruppo, quindi ci dobbiamo meritare tutto quello che ci arriva. Insomma, hanno alzato un po' l'asticella per quanto riguarda, ok. E c'era una cosa, riparto da Max, ma riprendendo un po' quello che diceva prima Marco, il confronto tra l'estero e l'Italia, quello che manca all'Italia, perché poi alla fine parliamo di due gruppi e tre etichette, quelle che vi hanno acquisito, che sono una norvegese e una francese, guardiamo sempre all'estero. Cosa manca secondo voi all'Italia per avere qualcuno? Perché poi vabbè, nel caso di Big Bang magari è stata una cosa un pochino più organica nel tempo, è un publisher che è nato, non sono un esperto, uno storico di Big Bang, però insomma sono mille anni che è in giro. Embracer invece è una realtà un po' più nuova, insomma c'è stato THQ Nordic, poi Embracer, però diciamo sarà una decina d'anni più o meno, qualcosina in più magari, però comunque è un player che è qualcuno che è arrivato con la borsa e ha iniziato ad acquisire, cioè ha messo tanti soldi nel mercato dei videogiochi. Cosa manca in Italia per avere qualcuno che fa qualcosa del genere? Cioè che dice, ok, creo un publisher e in 10 anni mi metto nelle condizioni di andare in giro per l'Europa a fare acquisizioni. Hai risposto tu, credo. Scusa, Max. Vai. Ah, no, scusa. No, ma esatto, buona parte hai dato una risposta tu. Io aggiungo che comunque bisogna tenere presente che in Italia non ci sono grossi publisher che abbiano veramente gli headquarters appunto in Italia. L'unico che mi viene in mente, dimensioni molto consistenti, è 505 Games. Tutti gli altri che ci sono più che altro filiali locali di grossi gruppi multinazionali che hanno la cui prevalente focalizzazione è sulla gestione della distribuzione a livello retail. Per cui tendenzialmente le decisioni su cosa pubblicare in termini di videogiochi piuttosto che su eventuali acquisizioni di studi vengono fatti in altri paesi, tendenzialmente negli headquarter. Per esempio noi, anche quando tutte le nostre discussioni che abbiamo anche con publisher che hanno sede in Italia, per la pubblicazione dei nostri giochi, però gli interlocutori non sono italiani, ma sono responsabile EMEAR oppure appunto della casa madre, che poi eventualmente nel momento in cui poi invece un gioco viene, tra virgolette, benedetto, viene poi distribuito in tutti i paesi, tra cui l'Italia, però il processo decisionale non parte da qua proprio perché probabilmente, cioè non probabilmente, sicuramente la sede principale purtroppo non è in Italia. Quindi per rispondere alla tua domanda, secondo me occorrerebbero investimenti strutturali nel settore, sia a livello istituzionale che di aziende private, di investitori. E infatti da questo punto di vista voglio anche sottolineare quelli che sono gli sforzi di IDEA, che è l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi, che comunque lavora lacrimente sia con le istituzioni che con operatori internazionali per promuovere la cultura del videogioco italiano e soprattutto per attrarre investimenti. Io credo che a livello soprattutto istituzionale si dovrebbe fare molto di più, considerando che tra l'altro è un'industria in forte crescita, è molto legata all'evoluzione tecnologica, un'industria che sta andando molto bene anche in un momento molto difficile, diciamo, per molti altri settori. Il mondo del gaming soltanto l'anno scorso è cresciuto a livello globale del 20%, in Italia se non sbaglio attorno al 30% se guardiamo soltanto il software, quindi offre moltissime opportunità anche di carriera per i più giovani, promuovendone tra l'altro anche la formazione. E quindi secondo me sarebbe veramente un settore che andrebbe molto, molto, molto di più tutelato e che potrebbe offrire grandi opportunità di sviluppo a livello di paese. E concludo dicendo che oltretutto un altro aspetto molto interessante del mondo dei videogiochi è che ormai la distribuzione è prevalentemente digitale, per cui anche aziende
basate in Italia, se hanno le skill, se hanno le capacità, se hanno i prodotti giusti, possono comunque competere sul mercato globale esattamente come le aziende di qualsiasi altro paese. Cioè non sei più vincolato solo al mercato italiano, che è importante, ma comunque a livello globale, dimensioni relativamente ridotte, ma puoi veramente competere a 360 gradi. Quindi ci sarebbero grosse opportunità che però richiederebbero molta più attenzione, soprattutto, ripeto, da parte delle istituzioni. Ok, Marco? Tua, beh, forse hai detto la tua da questo punto. Sì, no, la risposta brutale alla tua domanda è, cioè, cosa manca in Italia? Sono i soldi, cioè principalmente sono i soldi, poi sotto tutti i punti di vista e tutte le forme che ha detto già Max, investimenti, venture capital, tutto quello che può servire per fare un'azienda, fare delle aziende di videogiochi. E poi manca la mentalità, la cultura, che sono due cose evidentemente collegate. Cioè in Italia nessuno investe nei videogiochi, che è semplicemente incredibile considerando che è il primo mercato per fatturato dell'intrattenimento in assoluto, nel senso che i videogiochi fatturano più di cinema, libri, e musica e serie TV messi insieme. In Italia non se ne è ancora accorto nessuno. Nessuno investe, o pochissimi, e il problema è tutto lì, nel senso è evidente che se ancora c'è qualcuno che non ha capito che i videogiochi possono fare un sacco di soldi, è francamente incredibile. E a me è successo non più tardi di 3 anni fa di incontrare venture capital o business angel che mi dicevano: ma io i videogiochi non so cosa sia, pur sapendo che oggi estremizzando ha molto più senso investire in un videogioco che in un film, perché un videogioco ha molti meno difficoltà di distribuzione e se va bene guadagna molto di più. Ma questo è abbastanza chiaro a tutti. Soprattutto con la pandemia, ma non ne parliamo. Al cinema non ci puoi andare. Quindi, certo, l'ultimo però, anno è stato abbastanza polarizzato. Semplificando molto, però ecco, è tutto lì. Serve che comincino a girare soldi e serve che cominci a cambiare la mentalità. Si comincia a capire che questo è un mondo che può fare tanto... tanto guadagno, tanto indotto, tante persone che ci lavorano, che è internazionale, che è creativo, che è artistico, e tutte queste cose. Oggi, cioè, a noi ancora ci dicono: beh, ma voi fate i giochetti. Questo no. Purtroppo c'è ancora quella cosa lì. Anche per te, Giampaolo, è una questione soprattutto culturale. Non lo so, allora vado leggermente controcorrente, nel senso che... questi sono discorsi che tra sviluppatori in Italia avvengono sempre. Perché siamo in questa situazione? Forse c'è un mini dibattito, non lo so. Io l'ho sempre vista in una maniera un po' diversa. Nel senso che è vero che mancano i soldi. Però se tu butti soldi a gente che non li sa usare, sono soldi buttati, ok? È un problema complesso ed essendo un problema complesso ci sono tantissime variabili e tutte quante queste variabili devono poter crescere allo stesso modo affinché il problema sia risolto nel suo complesso. Non basta intervenire solo in una di queste, non basta intervenire in istituzioni, non bastano gli investimenti, serve un po' tutto perché per esempio una cosa che io sento spesso dire è ma noi non abbiamo la nostra CD Projekt Red. Il problema è che se tu ti metti taccuino alla mano e dire ok, staffiamo una CD Projekt Red, cioè scriviamo i nomi di 100 italiani che vanno a finire una CD Projekt Red, ok, che non siano già impegnati in altri studi grossi, ok, è difficile, nel senso che c'è un discorso di mancanza di talento, c'è un discorso di mancanza di talento, non ne faccio una colpa necessariamente alle persone, ma è un po' una situazione generale, ok? Quello che io penso che sia la ricetta, o comunque io penso da dove si dovrebbe partire per, diciamo, bustarci in su, è facendo un discorso di responsabilità personale e dire, ok, qual è l'ultimo gioco italiano di risonanza internazionale veramente, veramente, veramente grosso che è uscito? Cioè, ok, abbiamo Milestone, abbiamo Ubisoft Milano, ok? Ok. Che, cosa possiamo portare? Cioè, abbiamo un Minecraft, abbiamo un coso, eccetera, eccetera. Ancora no. Il talento adesso sta crescendo. Questi giochi arriveranno, ok? Dobbiamo cominciare a tirare fuori dei 9, perché diciamo che stiamo tirando fuori tanti 7 e tanti 7 e mezzo, ok, qualche 8. Dobbiamo cominciare a tirare fuori dei 9 che spaccano. A livello culturale anche dobbiamo cominciare veramente a mettere
noi come cultura nostra sui giochi che facciamo. Cioè, alla fine, se tu guardi anche tanti titoli che escono fuori dai nordici, sì, si sente uno stampo che è diverso dallo stampo americano, si sente uno stampo che è diverso dallo stampo giapponese. Dobbiamo impegnarci per far vedere che noi siamo veramente capaci. Per esempio, questo sul discorso dei soldi che non ci meritiamo. Quando noi siamo entrati a far parte del gruppo Embracer, tra virgolette avevamo accesso a soldi infiniti, ok? Però io non sono voluto partire subito o dire ok, assumo 12 persone. Perché non me le merito, perché non sono capace, potrei sprecarle, potrei sbagliare il prodotto. È giusto che io faccia la crescita e... è probabilmente vero che la crescita del mercato italiano la vedremo fra 10 anni. Una cosa su cui sono probabilmente d'accordo con Marco è che il fatto che questi investimenti e tutto quanto eccetera sono tutte cose che richiedono tempo, e in Italia spesso e volentieri noi vediamo troppo vicino, ok? Questo si vede dalle squadre di calcio, si vede tutto, cioè nel senso, noi dobbiamo vincere il campionato quest'anno, noi dobbiamo vincere la Champions quest'anno, non esiste che noi ricostruiamo la squadra e facciamo un progetto a 5 anni, perché voglio tutto e subito, ok? Dovremmo cominciare a guardare e dire ok, cominciamo ad alzare un po' l'asticella, cominciamo a far entrare gli investimenti dall'estero, rendiamoci conto che facciamo parte di un mercato internazionale, quindi anche se non c'è un'azienda italiana che investe tanti soldi, per adesso va bene lo stesso, perché se tu guardi indietro 10 anni fa, come hai detto prima, le realtà erano molto più piccole, CD Projekt Red 10 anni fa aveva una dimensione diversa rispetto a quello che è adesso, e così via. Insomma, grazie, sei stato sì, è complesso, tra l'altro diciamo questa discussione meriterebbe un'altra ora, invece mi fanno già segni minacciosi, mi dicono di andare in chiusura. Quindi mi spiace, magari continuiamo sui canali di multiplayer nella prossima occasione. Comunque ringrazio ancora Max Davia, Marco Ponte, Giampaolo Vernocchi, grazie mille di essere stati con grazie noi. Grazie a voi. Vi invito a non lasciare il canale di Ultrapop, perché dopo qualche minuto di pausa ci sarà il camminatore dalla gamba in spalla, quindi un altro panel, ovviamente non a tema videoludico, però si va avanti fino a questa sera, quindi grazie, ciao, restate sul canale perché ci sono ancora ore e ore e ore di approfondimenti. Ciao.